Un uomo di 30 anni è morto in seguito ad una lite degenerata in violenze. È accaduto in Puglia presso un distributore di benzina in una stazione di servizio sulla strada provinciale 231 che collega Modugno e Bitonto nel Barese. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, intorno alle 3 di domenica, nella rissa che avrebbe coinvolto due gruppi di giovani, la vittima residente a Bitonto sarebbe stato colpito da un ventenne con due pugni che lo avrebbero stordito facendolo cadere a terra. Nella caduta l'uomo avrebbe violentemente picchiato la testa perdendo la vita. Inutile per lui i successivi soccorsi. Sottoposto a fermo il ventenne, che si è presentato spontaneamente in caserma accompagnato dal suo difensore. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, deve rispondere di omicidio volontario aggravato da futili motivi e attraverso l'uso di tecniche di combattimento tali da ostacolare la privata difesa.